Il Torino con Rizzitelli e Dionigi in attacco e con il neoacquisto Caric in panchina conta molto sulla fantasia e la tecnica di Pelé e su due cursori di fascia, Anglomà e Milanese. Il gioco dei Granata è piacevole sino ai 16 metri finali quando cominciano le dolenti note. Oggi peraltro Rizzitelli ha dovuto fare i conti con la marcatura decisa di Ayala, lo vediamo al 35esimo ai limiti del regolamento. Cerca sempre di dare il massimo Pelé, al 39esimo ruba un pallone nella tre quarti e si propone cercando e trovando il triangolo con Rizzitelli. La conclusione del ganese viene intercettata da un ottimo taglio alla tela. Dionigi, decentrato, non riesce ad approfittare della porta sguarnita. In avvio di ripresa l'iniziativa passa agli ospiti che chiamano all'opera il giovane Edoardo, lo vediamo al primo su Bogossian. Il sostituto di Biato si fa apprezzare per tempismo nelle uscite e buona sicurezza tra i pali. Lo rivediamo all'11esimo su tentativo di Imbriani. E 4 minuti più tardi su un insidioso pallonetto di Agostini. Ai Granata intorno alla mezz'ora manca anche un pizzico di buona sorte quando Rizzitelli prova la conclusione con scarso successo. Al 31esimo, sempre nell'area piccola di Italia Ratera, nessuno dei Granata riesce a spingere il pallone in rete. Negli ultimi 10 minuti Sonetti schiera Caric, sarebbe ingiusto pretendere da lui la soluzione della gara. Comunque proprio dai piedi del croato al 42esimo parte l'ultima azione di un Torino che mostra il solito difetto, questa volta con Bacci. Poi l'ultima emozione la offre Pelé, a poco dallo scadere, ma il toro non c'è, neanche con la testa. Questi giocatori presi stanno dando il loro contributo, stanno maturando e credo non appena saremo tutti in condizioni buone sapremo fare quello che abbiamo fatto l'anno scorso, ne sono certo.